Ciao a tutti ragazzi del Giraffa Team, bentornati. Iniziamo la parte 5 di Resident Evil 7. Ok, ho preso il fucile dopo mille mille peripezie. Dopo aver risolto le questioni della mia cecità perché l'avevo davanti agli occhi ma non lo trovavo. E niente, andiamo a prendere, a scambiarlo col fucile non guasto. Così andiamo poi nella camera delle dissezioni. Paparino, se mi segui da questo lato, grazie. No. Eccomi, sto arrivando. Ed è entrato lì, porca puttana. Beh, magari va al piano di sopra e si leva dal cazzo. Ciao! LOL! Vieni, vieni! Ah, perché a tua moglie piacciono gli insetti, suppongo. Ok. Andiamo subito a prendere questo fucile. E mettiamo il fucile sotto. Questo lo ricarichiamo. E ce ne andiamo. Che la porta era qui. Ciaone Papa Baker, vai, te la pigli ando culo. Ah, benissimo. Andiamo a prendere la chiave della stanza delle sezioni. Qui il fucile a pompa mi serve. Cos'altro mi serve? Proiettili, mi servirebbero molti molti proiettili. Infiniti proiettili. Fluido chimico, chiave della stanza delle dissezioni. Non so se prendere il fluido chimico in modo da creare proiettili, perché ne ho 23 per pistola e 11 per fucile. Direi di sì. Fluido chimico. Passa e polvere da sparo, passa. Oggetti combina. Cosa sono? Munizioni potenziate per pistola. Eh no. Facciamo queste. Ok, andiamo ragazzi all'arrembaggio. Wow. No, qui no. Da qualche parte c'era un bagno, se non sbaglio, che sono entrato erroneamente. Ecco. Dovrei esplorare questa stanza. Speriamo ci sia qualcosa, altrimenti mi suicido instant. Fluido chimico, bene. No, 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 non è un bene. No, non è un bene, quanti ce ne sono? Statevi qui, buoni. Vabbè, statevi lì dentro. Cazzo, me ne fotto di quella stanza. No, ma dai, si teletrasportano, sfidi una mignotta. Come si mette il fucile? Ah, tasto giù. Cartucce per fucile buone. Questi buoni, tutto buono. No, è chiuso, è chiuso.
Devo fare la strada indietro. Ma da dove ci... Ah, ecco da dove ci vado. Porca puttana. Devo tornare indietro. Non c'è altro qui, visto ormai che ci sono. Potrei dare un'occhiata. C'è il nostro amichetto. Qui no. Ok. Proseguiamo. Se non sbaglio avevo visto dell'erba nel cesso, ma per me... No! No! Non mi fare questo, non mi fare questo, non mi fare questo. Da questo lato... ci devo andare per forza, mi sa. Mamma mia, no, 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 Mamma mia! no, 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 fatemi passare, bastardi. Sto per mettermi a piangere. Sto per mettermi a piangere. Uno davanti e uno dietro. No, che uno dietro. Mi hanno preso. Mi sto infartuando, ok, mi stanno tremando le mani. Sono tutti morti, sono tutti morti. Mamma mia, sto morendo, sto morendo, sto morendo. Mi sono rimasti solo quattro proiettili della merda. Ormai, visto che ci siamo, pigliamoci tutto, esaminiamo pure il bagno. Mamma mia, ragazzi, che infarto vedermi tutti quei cosi addosso. Salute, non sto manco tanto bene. Vediamo se c'è qualcosina qui. Non c'è un cazzo, non c'è un ca... Ah, c'è, dai, c'è. No, non posso prendere un proiettile. Vabbè. Questo inventario molto limitato mi dà fastidio. Anche perché nel vecchio Resident Evil potevo accumulare quanti proiettili volevo. Dico Resident Evil 1, 2, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci sono abbastanza slot per questo oggetto. Allora che faccio? Mi curo? Ah, posso usare questo. Usiamo e vediamo se funziona. Se mi cura pure. Oltre che rendermi più power. Sì, mi cura, cazzo. Beh. Almeno abbiamo scoperto. Vediamo se c'è altro in questa stanza ricolma di merda. Quando si dice ra ragazzi, letteralmente sono nella shit. Ho preso i proiettili? No, 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 non c'è altro. Non vedo altro. La mia cecità acuta, andiamocene, andiamocene. Levati dal... Apriti! Ti apri o cosa? Oddio, non qui, non qui. Cartuccia per fucile. C'è qualcuno attaccato alla parete? Ah, il poliziotto, ma l'ha appeso così, come se fosse un bue, un maiale, un qualcosa. E un'altra volta, non un cavolo. Vediamo cosa posso fare. Posso fare questo, posso fare quello. Perché ho fluido così e il fluido super power. Allora direi di fare quello normale. Ecco.
Testa cane rosa. Cribbio. Sarei stato suo padre. Ma non ci vede. È più cieco di me. Ma che fanno giochi di ruolo? Marito e moglie, sono il tuo papà. LOL. Sì, perché il tipo è molto operativo lì, appeso. A meno che, grazie al virus. Non c'è altro? Non c'è altro? Sono nella merda letteralmente, figurativamente, tutto il resto. Suppongo dobbiamo andare a dare la caccia al padrino. Checkpoint. Cosa c'è qua? Cartuccio fucile. Erba. Sì, dammi tutto, dammi tutto. Ma mi sa che... A breve ci toccherà qualcosa di veramente orribile. Niente di buono. Ma cosa c'è qui prima? Papino, dove sei? Papino piccolino! Ah, qui torno indietro. Oddio, che orientamento di merda! Vabbè, dettagli. So dettagli. Ci devo andare per forza. Dai, dammi un lanciarazzi. Dammi un lanciarazzi. Ti ho detto di darmelo. Niente, non me lo vuole dare. Ok, vedo altri sacchi a pelle. Video chimico mi piace. Soppiffero. Poveraccio. Eccolo, poveraccio un cazzo. È morto come si meritava di morire, visto che non ci ho voluto aiutare. Vice sceriffo del merda. E niente, non c'è un ca. Non c'è ca. No, non dirmi che devo affrontare il paparino. Ouch. I cadaveri da usare come sacchi da box. Cos'altro c'è qui? Polvere da sparo. E dai, e dai. Ok, torniamo su. Testa di cane, non ci sono abbastanza slot per questo oggetto. Porca puttana. No, non voglio. Scappa. E te pareva. Si capiva fosse un'esca. Cosa c'è lì dentro? C'è qualcosa da Non prendere. riuscirà a cavartela. L1 guardia. No. Au. Me lo piglio a fucilate, voglio vedere quanto ride. No! Curiamoci. Ah, no, ma non posso spingerli, sti stronzi, ora. C'è la motosega lì dentro da prendere. Dici di prenderla? Au! Schiatta sto bastardo.
Oddio, che schifo! Ciao, ciao, dammela, dammela. Ti ordino di dammela. Figo! Voglio morire. Muori, 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 muori. Che sono quasi morta, eh? E non posso curarmi. No! Ma com'è che prima era avanti e poi si è ritrovato subito attaccato al mio culo? Non mi faceva prendere quella motosega del cazzo perché non avevo spazio nell'inventario. Vabbè, iniziamo bene. M'ha preso, m'ha preso, m'ha preso. Vabbè, io che... Altrimenti non ho spazio, quindi devo farlo per forza. Poi muori. Per favore, muori, per favore, muori. Muori, 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 muori. Oddio, sto cadendo dalla sedia. Che cazzo, non riesco a fare niente. Questa era la tecnica giusta. Schivare finché lui non vada a staccarsi in qualche parete. Dai che è morto, dai che è morto, dai che è morto. Oddio, oddio che schifo. No, devi morire. Ho detto che devi morire. Oddio, speriamo sia morto per l'eternità questa volta. Fammi un favore e resta morto. Ecco, diglielo. Erba, sai che cazzo me ne faccio di questa erba? Bene. Bene, bene, bene. Ma anche no. Sono morta solamente quante volte? Due? Due volte? Vabbè. Dai,
L'avessi capito prima perché praticamente il tizio doveva andare ad incagliarsi nella parete, quindi avrei dovuto schivare fino all'eternità. E niente, aspettare il momento giusto, però vabbè, fa niente. Si impara sbagliando, sbagliando si impara. Ecco, inutilizzabile se pareva, così. Andiamo avanti. Cioè, mi ritrovo letteralmente nella merda. Ok, sono tornata giù. Cosa devo fare? Qua non c'è niente, no? Ok. Va bene. Credo che taglierò anche la seconda morte. Tanto è inutile. Non riuscivo a prendere la motosega perché non avevo spazio nell'inventario e il paparino mi ha massacrata. Tutto qui. E quindi sono morta anche la seconda volta. Dovevo andare? Su? Perché qui non posso. Non ho la chiave del serpente. No, solo quella dello scorpione e la testa del cosetto. Ah, che parto ragazzi, che parto. Qui non c'è più niente perché il fluido l'ho preso. Ok, torniamo indietro per la strada. Spero non mi esca qualche altro mostro adesso perché non ne sento proprio il bisogno. Non che lo sentissi prima, ma adesso men che meno. Qua è tutto pulito, sì. Yamuncin. Vediamo, non esca altra merda dal cesso. Ah, c'era un proiettile per la pistola qui. Giusto? Sì. E noi ce lo pigliamo. Perché non si lascia nulla, ragazzi, in tempi di magra come questi. E chiusa dall'altro lato. Qui dentro non c'era un cavolo. Torniamo indietro. Ah, finalmente quel paparino è morto. Spero per sempre. Perché mi sono proprio stufata di lui. No? È chiusa dall'altro lato. Vabbè. Nada. Chi è che canta? Simpatico, ma io non potevo aprire l'altro lato quella porta. Sì, che cazzo. Vabbè, la prossima volta. Ma è la nonnina che canta, vero? Poi ci sono io e fa finta di niente. Non posso pettarla. Andiamo alla stanza di salvataggio. E posiamo un po' di roba. Posiamo questo. Questo lo devo inserire. Questa chiave. Scorpione mi serve ancora. Non penso, non mi pare. Per adesso posiamo. Anzi, no, questi li voglio prendere. E li uso tra poco almeno. Ok, andiamo via, andiamo ad inserire la testa di cane nell'apposito spazio e vediamo dove ci condurrà. È inutile fare sto giro, perché sto facendo sto giro? Non lo so. Suppongo perché sono rincoglionita. Ok. Dov'era? 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 Qui.
Usiamo la testa di cane. Ma sono tutte e tre teste di cane. Teste di cazzo, però, dettagli. Usiamo gli psicostimolanti, vediamo cosa fanno. Ci droghiamo pesantemente, ragazzi. Sotto c'è qualcosa. Poi dove altro? Dove? Qui sotto c'è qualcosa. Pure qui c'è qualcosa. Trofeo! Dove credi di andare? Senza limiti. Ok. Moneta antica. Sto coso che non so cos'è. Dai, 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 prima che finisca l'effetto. Erbetta a me. E poi, ok, ho liberato il passaggio, vediamo se c'è. No, è finito l'effetto, ma dura pochissimo. Ah no, non è finito. Qua manca qualcosa. Dimmi che non è finito l'effetto, dai, voglio la roba. Ok, dentro c'è roba. Qui c'è ancora roba, fluido chimico. Ok. E adesso infiniamoci qua, vediamo cosa c'è. Una cassa. Kit riparazioni, non ho spazio. E ricordiamoci che c'è sta roba qui. Mi segna altra roba lì. Sarà dentro qui. Sì, è pieno di roba qui. Oppure dall'altro lato, mi sa, all'esterno. Facciamo che poso, ecco, un po' di roba così vado a raccogliere all'esterno. Il telefono può rimanere a squillare. Dove me la segnava? Ah, ecco. Mi sa che è finito l'effetto a sto giro, veramente. Sì, mi fa vedere nemmeno la roba all'interno del furgoncino, cioè del camper, quello che cavolo è. Fluido chimico. Non c'era altro? Che già mi sono scordata tutto. Vediamo che vuole quella minchiona di Zoe. Eh sì, ce l'ho fatta. Che culo. Allora cosa vuoi che faccia? Chi Quindi potrebbe non far sono il uscire da qui? primo qui. Vabbè, è vero, tutte le Stammi a vittime. sentire. Io e la mia famiglia. Siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il siero. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene, quindi dov'è? Se sapessi dov'è, l'avrei già preso da molto tempo. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò mia e ce ne andremo, no? così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre? Sta attento. Ti stanno cercando. Non me la racconta giusta questa Joy. Vabbè. Pistola rotta. E cosa mi serve? Ah, il kit riparazioni. È vero, devo prenderlo giù. Allora andiamo a prenderlo. L'avevo già dimenticato. Io la mia memoria. Non c'è altro. Mi conviene sistemare la pistola. Che pistola è? Vediamo. Esamina. Non dice nulla. Invece quella che ho già, vediamo com'è. È una pistoletta, fa cacà. Non so se riparare questa. Una pistola abbastanza potente, in pessime condizioni, ma funziona ancora.
Una pistola potenza di fuoco, abbastanza potente. Vabbè, la usiamo. Solo che qui ho 10 ammunition, qui ne ho 7. Compa, lasciamolo giù. Ah, ne avevo altre monetine. Visto che si inseriscono qui. Ne ho 7. Sono ricca. Integratori. Pillole che influenzano il sistema nervoso non possono essere usate da sole. Devi prima trasformarle in medicine. Suppongo col fluido. No, ho sbagliato, porco. Qui ci stava tutta una bestemmia, porco demonio, bastardo, infame, Cristo di un Dio. Che tasso di merda. Cartucce neutrali, neurali, munizioni per il lanciagranate. Contengono un potente veleno che attacca il sistema nervoso, ma io non ce l'ho. Psicostimolanti. Ah, ok. Vabbè, per adesso non ce ne frega. Ho visto una cosa, agente separatore. Vediamo. Niente. Può essere combinato con oggetti per renderli riutilizzabili separandone il fluido chimico. Ah, tipo questo, polvere da spara erba, ok. E non ce ne frega niente. Manco di questo. Un grimaldello. Attenzione. 3 monetine per gli steroidi. 5 monetine per gli steroidi. Una foto della famigliola felice. È troppo tardi per loro. Qui. Mi sento sempre più strana, presto diventerò come mamma e papà, la colpa è di lei. Di lei chi? Forse dovrei fuggire? No, non posso. Se lei lo scoprisse sarebbe la fine per me. Quella donna che hanno portato qui, Mia, sa qualcosa. Se solo avessi il siero potrei curarmi, devo scoprire di più. Ma quindi Mia non è sua sorella? Quella donna che hanno portato qui. Quindi 8 moneti. Me ne mancano 2 per la magnum. No, quindi non le uso. Ho la cassettina, ho un grimaldello, ma mi sa che non posso usarlo da nessuna parte qui. Quindi Mia non è sua sorella. Non c'è niente. Riapriamolo. No, non c'è niente. Non li uso per gli steroidi, non ne vale la pena. Cioè, sono buoni a voglia, perché ti curano e aumentano pure la salute, però. Però no. Voglio la Magnum. Che Resident Evil sarebbe senza Magnum? Vabbè, quindi io direi di salvare qui i ragazzi e di continuare la prossima volta. Ci dirigeremo alla palude. Alla ricerca del siero. Suppongo lì ci sarà mamma Beggar, visto che dice stai attenta a mia madre. Questo posiamo. Questo per adesso posiamo. Ok, salviamo ragazzi, io vi saluto. E ci vediamo. Oddio, lol. Ecco, possiamo chiudere così benissimo con Reggiseno di Zoe. Ci vediamo all'episodio 6 di Resident Evil 7. Un bacione a tutti, alla prossima. Ciao!